Ciao ragazzi, sono Arsenio Lucart e oggi voglio presentarvi un video molto ma molto particolare. Questo video è rivolto soprattutto a chi è alle prime armi nel mondo del disegno, a chi disegna da poco o chi fondamentalmente vuole iniziare a disegnare. Questo video però non è un video tutorial su come si disegna un volto, su come si disegna un manga, su come si mantiene la matita, questo no, ma sono semplicemente dei trucchi o dei segreti che io voglio svelare a voi per imparare a disegnare molto ma molto velocemente e poi con tanto divertimento. Io, come ben tutti voi sapete, sono autodidatta, quindi non sono andato da nessuno che mi ha spiegato come si mantiene una matita, un pennello. Pertanto ho dovuto investire tanto tempo su di me e quindi ho racchiuso un po' tutti questi suggerimenti in 10 punti, che noi li vediamo insieme. Primo punto, ragazzi, tutto è arte. Tutto è rinchiuso in questa macro categoria dell'arte. L'arte è creatività e libertà. Quindi, se voi vi sentite di dover disegnare una qualsiasi cosa, non preoccupatevi se la fate più bella di un altro o se la fate originale, se la fate in una maniera giusta, ma voi disegnate ed esprimete la vostra creatività come meglio crediate. Se giustamente quello è il modo migliore per disegnare in quel preciso istante, non preoccupatevi se state facendo bene o state facendo male, perché ricordatevi, tutto è arte. Un disegno di bambino è arte, un disegno di una persona di 100 anni è arte. Quindi non preoccupatevi se avete fatto un bel disegno oppure un brutto disegno. Il secondo punto è legato un po' al primo, cioè non dovete ascoltare chi vi vuole buttare giù. Se qualcuno vi dice, e sicuramente vi diranno, ma che brutto disegno, ma cos'è questo, ma dovrebbe significare un cane, dovrebbe essere un cavallo, dovrebbe essere un volto, non mi piace. Beh, ragazzi, voi non ascoltateli, perché queste persone non sono coloro che vi incentivano ad andare avanti, a credere in voi stessi, ma sono quelle persone che forse vi faranno appendere la matita al chiodo. Quindi non ascoltatele, ma dovete rispondere, pur da qualche parte si deve incominciare e io voglio iniziare proprio da qui. Quindi non ascoltate queste persone, ma sappiate che per disegnare, per imparare a disegnare, c'è un percorso da fare. C'è uno step 0, ci sarà uno step 1000, ma non ci sarà mai uno step in cui potete dire sono arrivato al massimo livello. Questo non c'è mai. Chi disegna deve sempre imparare, perché non si arriva mai a un punto in cui uno dice ok, so disegnare bene, non ho più niente da imparare, perché nel momento in cui credete questo, credetemi, non avete capito nulla. Punto numero 3. Su questo punto forse qualcuno avrà da ridire qualcosa, bensì io invece vi posso dire diversamente. Trovate una piccola scorciatoia. A disegnare, cioè voi dovete iniziare a capire i punti di forza che voi avete e i punti deboli. Per esempio, se voi sapete ben riportare la sagoma di un disegno che dovete copiare, ma non sapete colorare, beh, voi potete copiare la sagoma, non so come si fa alle scuole medie, alle scuole elementari, cioè mettendo il foglio vicino a un vetro che rispecchia poi la luce da esterna, oppure vi potete aiutare con una tavoletta luminosa quant'altro, e poi ecco, imparate invece poi a colorare dentro. Se invece dovete imparare a fare la sagoma ma sapete già colorare, allora ecco, tralasciate forse il disegno completo con tutti i suoi colori all'interno, su come si disegna, e quindi non andate a colorare ogni disegno, ma fate tante piccole sagome fin quando voi andate a capire tutte le proporzioni come debbano essere fatte. Quindi, se trovate anche delle piccole scorciatoie per imparare a disegnare e quindi rinforzare i vostri punti deboli, fatelo e non vi preoccupate, nessuno vi dirà niente. Quarto punto, utilizzate internet. Non smetterò mai di dirlo, perché internet è stata la mia scuola di arte.
Cosa voglio dire su questo? Allora, su internet si trovano tantissimi esempi di disegni, tantissimi tutorial, tantissimi artisti, oppure ci sono tanti fake, persone che credono di poter insegnare qualcosa, ma in realtà non stanno dicendo nulla. Ci sono persone che si sentono dire qualcosa da un professore o un artista e quindi vogliono loro già far capire di saper disegnare, ma poi andate a vedere, non sanno combinare ben niente. Però trovate su internet anche veri artisti e quindi utilizzate, che ne so, dei tutorial veri, quelli che i professori si mettono lì e spendono il loro tempo per insegnare a qualcuno a disegnare. Oppure, non so, per esempio trovate su internet molti timelapse. Io ho fatto anche questo in precedenza, cioè li ho scaricati sul mio PC, li ho rallentati in maniera tale da poter seguire la manualità dell'artista che disegna e capire proprio la sua tecnica qual è. Dopodiché, una volta che vedo un artista, vedo un altro artista, ne vedo ancora un altro, vado a capire qual è la tecnica che a me più piace per poi farla diventare mia. Perché ricordate, ogni artista è portato più per una cosa rispetto ad un'altra, però questo non deve giustificare che voi sapete, per esempio, soltanto fare un paesaggio ma non saper fare un ritratto. Dovete essere completi, però la vostra tecnica, la vostra, il vostro tema dei vostri disegni, poi lo capirete mano a mano che voi andate a disegnare. Però utilizzate internet come scuola di vita. Al punto numero 5 invece inserisco l'utilizzo di uno sketchbook. Compratevi uno sketchbook, compratevene tanti e portatelo dappertutto. Dovete, ragazzi, sempre disegnare, anche se state in metropolitana, se state per strada, fermatevi, vedete un cassonetto dell'immondizia? Disegnatela. State a casa, vedete vostra madre che sta cucinando? Beh, disegnatela. Trovate, non so, per la strada un cane che sta rincorrendo una pallina? Cercate di disegnarlo. Inizialmente sullo sketchbook, quello che vi posso dire, non badate tanto alla perfezione del disegno in sé per sé. Bensì, cercate di cogliere le proporzioni che dovete imparare man mano che andate a disegnare, anche se le varie proporzioni le dovete poi studiare, perché ci sono proprio dei corsi, dei libri o, come ho detto prima, anche su internet si trovano tanti siti che vi spiegano anche l'utilizzo di proporzioni sia per esseri umani, sia per animali, per qualsiasi cosa. Però uno sketchbook, ragazzi, vi può aiutare molto e vi può far crescere molto velocemente. Quindi compratevi e munitevi di uno sketchbook sempre, portatelo sempre con voi insieme, quindi ad una matita almeno o una penna, e disegnate tutto ciò che vi circonda. Sesto punto, non perché è meno importante di altri, ma perché comunque deve rientrare, secondo me, cioè chi si vuole inserire nel mondo dell'arte deve imparare a disegnare e a capire quali sono le proporzioni di un corpo umano. Quindi imparare il corpo umano è una cosa, credetemi, molto ma molto difficile. Fatevi tavole a quantità sul disegno del corpo umano, imparate i vari muscoli, imparate proprio l'anatomia del corpo umano e cercate di capire quanto è lungo un segmento di un corpo rispetto ad un altro, non so, tutte queste tecniche e tutti quei trucchi del disegno che però possono poi rendere il vostro corpo che vi andate a disegnare quanto più realistico possibile, perché poi immaginate nel momento in cui andate a rappresentare una persona, un critico d'arte subito dice: beh, questa persona però non è tanto simmetrica, non è giusta nelle varie proporzioni, e quindi vi mette subito una croce al vostro disegno. Pertanto andate ad imparare subito, subito le varie proporzioni del corpo umano. Questa è una cosa fondamentale che io consiglio e perdeteci tanto ma tanto tempo. Numero 7, non utilizzate mai la gomma. O meglio, non mai la gomma, però soprattutto chi ha le prime armi, cercate di non utilizzarla per vari motivi.
Allora, il primo motivo, nel momento in cui cancellate, voi fateci caso, se ripassate poi sopra una matita per colorare quel pezzo dove prima avete cancellato, rimane un solco e quindi dovete calcarci sopra, quindi rende il vostro disegno molto molto brutto, perché lì una parte diventa più scura, ma in realtà non dovrebbe essere scura. E quindi avete sbagliato ad utilizzare la gomma. Pertanto un mio consiglio è quello di ricalcare anche sulla linea già fatta una nuova linea e quindi andare a ridisegnare sopra qualche altra cosa in una maniera più giusta rispetto ad un'altra. Questo lo dico perché sia per accorgervi in vivo, quindi nel momento reale del vostro errore, e sia perché i primi disegni, soprattutto quelli molto veloci che fate anche su uno sketchbook, devono essere proprio pratici, cioè non devono presentare cancellature o quant'altro, ma cercate di rappresentare tutto in una maniera molto veloce senza utilizzare la gomma. Mi raccomando, la gomma poi servirà successivamente per altre cose. Al numero 8 colloco la guida artistica. Questo è un mio suggerimento molto fondamentale, cioè trovatevi una guida artistica, ovvero un artista che vi sappia consigliare qualsiasi cosa, ma soprattutto che è sincero con voi. Non dovete rimanerci male se però questa persona vi dice hai sbagliato, oppure guarda, devi imparare a disegnare meglio il corpo umano, o meglio una mela, o meglio il paesaggio, o meglio le nuvole. Però deve essere sincero e deve essere una guida che vi motiva tanto, non deve essere una guida che vi butta giù, e voi dovete però fidarvi di quello che dice quella persona e quell'artista. Cercate di andare proprio a chiedere ad artisti che voi conoscete di diventare la vostra guida artistica, perché a mio avviso l'arte deve essere un qualcosa di condiviso e non tenuto solo per sé. Quindi trovatevi un artista e chiedete: per caso vorresti diventare la mia guida artistica? Penultimo punto, ragazzi, ritorniamo un po' all'inizio, però questa è una cosa molto fondamentale, perciò l'ho rimasto quasi alla fine perché deve concludere il tutto, ovvero non sottovalutatevi. Non dite basta, io ci rinuncio, non so disegnare, non mi viene mai questo disegno, non mi viene mai un volto come lo fa quello, come lo fa Tizio, come lo fa quell'altro. Non sottovalutatevi mai. Il disegno è una lunga, lunga strada. Pensate che c'è un detto che si dice: nel momento in cui scali la montagna il sacrificio è tanto, però nel momento in cui arrivi in cima e guardi il paesaggio è qualcosa di meraviglioso. Quindi voi dovete scalare questa montagna, dovete commettere tanti errori, dovete veramente perderci tanto tempo e dovete forse sentirvi dire anche frasi di persone, come ho detto all'inizio del video: com'è brutto questo disegno. Beh, voi non sottovalutate mai il vostro disegno, ma soprattutto il vostro tempo, perché voi state investendo su voi stessi e state veramente facendo qualcosa di magnifico, ovvero state facendo arte, perché come ho detto prima, tutto è arte. Pertanto non sottovalutatevi mai. Arriviamo all'ultimo punto, a mio avviso quello che forse nessuno si aspetta di sentirsi dire, forse nessuno mai vi ha detto. Beh, io invece lo consiglio e l'ho messo all'ultimo, non perché è il meno importante, ma perché per mio avviso è il più importante di tutti, e quindi dovete aspettare alla fine per avere la ciliegina sulla torta. Ragazzi, quando disegnate, ascoltate musica. La musica è un qualcosa che vi può dare tanta ispirazione, e c'è anche uno studio fatto su atleti, pensate, che chi sentiva musica rendeva meglio. E secondo me, secondo il mio punto di vista e secondo anche la mia esperienza, quando disegno con la musica veramente cerco e riesco ad esprimermi in maniera migliore rispetto a quando non ho la musica. Quindi mettete un CD, mettete su internet il vostro artista preferito, prendete un foglio di carta, prendete le vostre matite, i vostri pastelli colorati e disegnate ascoltando la musica. Vedete che diventa anche tutto molto più bello. Eccoci qua, quindi siamo arrivati alla fine. Spero che questi 10 punti vi possano servire, vi possano aiutare per
andare a disegnare sempre in una maniera migliore, cercando di raggiungere grandi obiettivi. Se vi sono piaciuti questi 10 punti e li condividete, fatemelo sapere nei commenti giù, ma mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video. Commentate, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, come ho detto prima, già di questo video e quindi di questi 10 punti. Se avete anche qualche altro consiglio da dare, scrivetelo sempre, ma più di tutti non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube. Noi ci vediamo al prossimo tutorial, ma mi raccomando, mandatemi, come fate sempre, i vostri disegni. Ciao!